Quando l'abbiamo presentata a Ginevra abbiamo visto una reazione che, cioè lo stand per i suoi 10 giorni non era venuto da tempo in Alfa Romeo di avere uno stand così pieno. Probabilmente è una delle macchine che a Ginevra avrà riscontrato più successo in assoluto. E non solo perché è una macchina bella, però probabilmente perché è una supercar e una supercar accessibile. Questa macchina è veramente la dimostrazione da ciò che è Alfa Romeo e ciò che sarà Alfa Romeo nel futuro. E penso che tutta la gente che è venuta a vedere questa macchina sullo stand è venuta per vedere se un marchio come Alfa Romeo, che è un marchio che ha più di 100 anni di storia, una storia ricchissima di successi sportivi, una storia ricchissima di macchine famose, se Alfa Romeo faceva ancora delle macchine diciamo in coerenza col suo passato. E la 4C è una macchina molto coerente col nostro passato. Quindi non è che siamo andati a riprodurre una macchina come le facciamo prima, però abbiamo preso dal nostro passato, estratto dal nostro passato, questo DNA molto forte che ci ha permesso di concepire una macchina molto moderna e molto avanzata. Certamente un'alternativa al contenimento dei pesi sarebbe stato quello di aumentare la potenza, usare un motore più prestazionale, di più alta cubatura e potenza. Ma questo avrebbe penalizzato poi l'accessibilità della vettura, sia in termini di prezzo d'acquisto, sia in termini di gestione poi. Abbiamo preferito lavorare sui pesi per ottenere il requisito fondamentale, che è quello per una supercar, che è quello di stare sotto i 4 kg per cavallo, e ci siamo riusciti appunto con il contenimento dei pesi. La vettura poi in strada non ha niente da invidiare ad automobili con una potenza decisamente superiore. Se dovessi dire come è stata accolta la 4C qui nello stabilimento di Modena, mi verrebbe da dire con entusiasmo, perché in Maserati eravamo già abituati a produrre delle macchine per Alfa Romeo. Nel passato abbiamo prodotto qui sia l'Alfa Romeo 8C Competizione che l'Alfa Romeo 8C Spider, entrambe in una tiratura limitata di 500 pezzi, e quindi adesso, quando anche si parlava sui media un po' in giro della 4C, in qualche modo noi in questo stabilimento ci aspettavamo che forse venivamo chiamati in causa per farla, e alla fine, quando appunto ci hanno chiesto di produrla qui, per noi è stato, come dire, un atto di riconoscimento per tutto quello che avevamo fatto sulle Alfa Romeo di tiratura limitata del passato, e quindi la gente si è lanciata con molto entusiasmo nella sfida di produrre anche questa 4C, che non è una tiratura limitata, ma ovviamente andrà di là negli anni a seconda di quelle che saranno poi le richieste commerciali. Alfa Romeo differisce degli altri brand in questo spirito, che questa mischia unica, questo blend, questo cocktail diciamo unico di valori, spirito che abbiamo voluto rafforzare per esempio con un'evoluzione del DNA. Il DNA è questo tasto che c'è in tutte le Alfa Romeo, dalla prima Mito fino alla Giulietta quadrifoglio verde, che permette di avere un settaggio diverso del modo di guida. Il DNA va a giocare con la mappatura del motore, quando c'è il cambio TCT con la mappatura del cambio, e esiste, quindi ci sono 4 posizioni: all weather, natural e dynamic. Dal punto di vista del motore abbiamo fatto una scelta che
risuona molto bene con la tradizione dell'Alfa Romeo, un classico 4 cilindri bialbero, 1750 centimetri cubici, tutto in alluminio. Questa è la novità di questo motore, che sarà poi esteso al resto della gamma Alfa Romeo, sarà un motore esclusivo per Alfa Romeo, deriva dall'esistente 1750 con basamento in ghisa. L'utilizzo dell'alluminio per il basamento ha consentito un risparmio in peso di 24 kg e anche consentito, insieme al rifacimento di tutta la linea di aspirazione e di scarico, di ottimizzare prestazioni e consumi. Come dicevo, questo è il classico motore dell'Alfa Romeo, e abbiamo lavorato anche sul sound di questo motore per ricreare quell'emozione che suscitava il suo celebre antenato. Per questa vettura abbiamo ragionato sin da subito su una trasmissione automatica, però una trasmissione automatica adatta ad un'auto da corsa, diciamo, pure se stradale. Quindi la nostra trasmissione a doppia frizione TCT è stata giudicata perfetta. I comandi con palette al volante sono assolutamente adatte al tipo di guida che vogliamo su questa vettura, e inoltre questa trasmissione ci ha consentito, unitamente all'adozione del manettino DNA nella posizione race, di realizzare un launch control che consente di fare un'accelerazione da 0 a 100 di 4,5 secondi, quindi da vera supercar. Pensate che il processo di scoccatura dura all'incirca un giorno, poi la vettura viene spedita presso il carrozziere, che vi dicevo prima, dove avviene la fase di verniciatura, e lì resta dai 5 ai 7 giorni lavorativi a seconda del tipo di colore in cui verrà verniciata la vettura. Ci sono dei colori base piuttosto che dei colori tristrato o opachi, e quindi a questo è dovuto la differenza di tempo necessario per essere verniciata. Quindi nell'area di montaggio la vettura impiega circa 6 giorni lavorativi per essere montata, testata e quindi fare la finizione finale e la consegna alla commerciale. Includendo anche i vari trasporti a cui sono sottoposte le scocche, direi che nel giro di 3-4 settimane una 4C dal nulla diventa una vettura finita e pronta per essere consegnata al cliente. Noi che lavoriamo tutti i giorni per Alfa Romeo, in questo momento veramente stiamo vivendo un momento molto con un'emozione molto forte, perché quando si lancia un prodotto che è così puro, così senza compromessi, cioè oggi nel mondo moderno ci sono tantissimi compromessi sempre che uno deve fare, questa macchina è veramente una macchina senza compromessi e che permetterà anche a chi la guida di guidarla senza compromessi. Tutto ciò rimanendo una macchina accessibile in termini di prezzo. Certo, 60.000 euro, che è il prezzo della Launch Edition, come l'abbiamo annunciato a Ginevra, non è il prezzo di una macchina utilitaria di segmento B, questo lo sappiamo benissimo. Però se uno ci pensa, 60.000 euro, non c'è nel mercato un'altra vettura che propone questa tecnologia. Qui ribadisco, la monoscocca in carbonio, il motore tutto in alluminio, il cambio TCT, questo livello di prestazione, un peso sotto 900 kg, un 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, qui veramente è un'offerta unica sul mercato, non mi viene in mente nessun altro che possa fare questo. E anche questo è un po' lo spirito di Alfa Romeo, di andare a sfidare, non sono gli altri, però anche il mercato. Qui questo era per noi una cosa molto, molto importante. Finalmente la grande emozione di mettere a punto su pista la macchina, una volta, diciamo, terminato lo sviluppo sulla carta, è stata quella di guidarla le prime volte sul circuito di Balocco,
che è il circuito tradizionale dove le più famose Alfa Romeo da corsa della storia sono state messe a punto. È stata veramente una bella emozione ripercorrere quella pista dove sono nate vetture come la 33 stradale ed altre macchine da corsa dell'Alfa Romeo e guidarci e sviluppare la 4C in questo circuito. È stato veramente come far parte di questa storia incredibile dell'Alfa Romeo. Insomma, un gioiello tutto italiano, con una tradizione italiana, quella di Alfa Romeo, con tecnologia tutta italiana, quella dentro la 4C, realizzata, assemblata dalle sapienti mani degli operai dello stabilimento Maserati qui a Modena. Ora non ci resta che provarla, anche se dobbiamo aspettare ancora qualche mese, ma sappiamo già che sarà un'esperienza unica. La 4C raggiunge il 0 a 100 in 4 secondi e mezzo. Qui veramente accelerazione molto, molto forte, molto coinvolgente per chi la guida. E ovviamente per noi la 4C è una macchina molto importante perché ha una funzione con l'espansione del marchio a livello globale. La 4C sarà la prima vettura globale di Alfa Romeo da anni, che ci permetterà di tornare in alcuni mercati di cui gli Stati Uniti. Però vorrei, visto che si parlava di guidare la macchina, probabilmente io la prima volta che ho avuto la chance di poter guidare questo un prototipo, perché ovviamente non abbiamo ancora le macchine finali, la macchina di serie non è ancora disponibile, siamo ancora nella fase prototipale. Devo dire che dicevo, la macchina è coinvolgente da guidare, infatti è molto coinvolgente. Quando sono sceso, l'unica cosa probabilmente che mi viene a dire è che la macchina dà il sorriso a chi la guida, cioè sia un esperto o non un esperto, io non sono pilota, però comunque ho avuto un piacere totalmente immenso nel guidare questa macchina.